Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a fare una pasta corta con un ortaggio che so che a molti non piace, il cavolfiore, ma andrò a insaporirla con il sate, una spezia che ho ritrovato dopo 2 anni di ricerca all'artigiano in fiera. E ancora adesso c'è, quindi se volete approfittare e provare questa spezia e altre, andate, perché fino all'8 di dicembre dovrebbe esserci. Comunque, andiamo subito a vedere che cosa ci serve. Gli ingredienti che ci occorrono sono della pasta, io ho scelto i tortiglioni, questi sono integrali, potete usare quello che volete, 80 grammi, del pepe, del sale, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, un piccolo cavolfiore e il nostro sate. Iniziamo subito con lavare e tagliare a pezzetti piccoli il cavolfiore. Le foglioline interne, che sono più tenere, non le butto, le andrò a cucinare insieme al cavolfiore. Munitevi di una padella, accendiamo, versiamo l'olio, lo facciamo scaldare un po', e poi ci versiamo il nostro cavolfiore e lo facciamo andare finché non sarà ammorbidito. Aggiungiamo sale e pepe e poi copriamo. Il cavolfiore non l'ho fatto tutto, anche perché è solo per me, quindi sarebbe stato anche un po' esagerato. Aggiungo anche un po' d'acqua quasi. Il cavolfiore è pronto, adesso una parte l'andrò a frullare, l'altra la lascio invece a pezzetti. L'acqua bolle, quindi possiamo salarla e buttiamo la pasta. Aggiungiamo la nostra crema al resto del cavolfiore. Una volta cotta la pasta, condiamo e poi andiamo ad impiattare. Guardate la cremina, a me viene voglia di mangiarlo già solo così, ma aspettiamo la pasta. La pasta è quasi pronta, quindi mi prendo un po' di acqua di cottura, in questo modo manterrò un po' di crema. Assaggiamo. Pronta.
possiamo impiattare. Mi aiuto con un coppa pasta, anche perché impiattare i tortiglioni non è semplice. Tocco finale, il nostro sale. Buon appetito!